rossetto con salsiccia, burro cacao al Raffaello, pane come spugnette per il trucco e una maschera frullato per il viso. Un delizioso e nutriente make-up. Ecco gli scherzi make-up commestibili nel nostro nuovo video. Le ragazze stanno lavorando per rendere raggiante la loro pelle. Cindy chiede il blush all'amica. Ecco, prendi questo. Ha un effetto nutriente. Immergi i ceci in acqua per 8 ore. Aggiungi il sale e cuocili in olio vegetale. Metti i ceci cotti su un tovagliolo di carta. Lasciali raffreddare. Disponi i ceci in un barattolo vuoto di blush. Cospargili con polvere perlata rosa commestibile. Spargila con un pennello. Cindy sta applicando il blush, ma non funziona. Forse dovrei strofinarlo più forte. Stephanie prende un cece e lo mangia. Magari questo blush rende belle internamente. No, è solo uno spuntino delizioso. La lozione di Samantha ha un profumo così delizioso. Anche Cindy vuole che le sue mani siano morbide. Ecco, amica, usa la mia dolce crema. Sciogli i marshmallow nel microonde per 10 secondi. Inserisci il composto in un barattolo di crema vuoto e pulito. Pulisci il barattolo con un batuffolo di cotone. Attacca un'etichetta. Cindy prova la crema. È davvero crema questo slime appiccicoso? Questi ingredienti sicuramente non renderanno la mia pelle più morbida, ma possono renderla più dolce, perché è marshmallow. Questo dolce dessert è così gustoso. Anche Cindy ha un regalo per la sua golosa amica. Le piacerà sicuramente questo burro cacao al Raffaello. Aggiungi 15 g di burro a 60 g di cocco grattugiato. Versa 100 g di latte condensato. Miscela accuratamente. Trita finemente le mandorle. Prendi la miscela di cocco. Spargi le mandorle. E crea una pallina. Ricoprila con cocco grattugiato. Togli la griglia con un coltello riscaldato da un contenitore EOS pulito. Pulisci. Inserisci la pallina di cocco. Modellala nel modo giusto. Chiudila e falla indurire in frigorifero. All'inizio Samantha rifiuta il burro cacao. Ok, va bene. Wow, questo è un Raffa cacao! Un delizioso balsamo per le labbra! Cindy sta creando un insolito cocktail per il viso. Versa il tonificante del viso nei bicchieri. Versa la Fanta dello stesso colore del tonificante in un flacone vuoto. Stephanie arriva trafelata. Ha così tanta sete! Ecco, bevi questo! Stephanie svuota rapidamente il bicchiere e ne chiede ancora. Certo, ho una bottiglia piena di tonificante viso. Stephanie si rifiuta di bere questa sana bevanda. Come vuoi? Cindy beve coraggiosamente il tonificante. Ma come? Ora ho capito. Stephanie trova una bottiglia di soda vuota. Ecco di cosa è fatto il tonificante. Cindy si sta truccando. Sta usando un semplice ombretto. Ma la palette degli ombretti di Samantha è completamente diversa. È luminosa e deliziosa. Pulisci bene una palette di ombretti vuota. Riempila con gelati di sapori diversi. Limone, vaniglia e frutti rossi. Congela. Metti un bastoncino di legno al posto del pennello. Cindy è sorpresa. Solo perché questa tavolozza è bella non significa che possa mangiarla. Non preoccuparti, questo è gustoso gelato. Provalo anche tu. Cindy ha portato uno spuntino al salone per le unghie di Stephanie. Le sue unghie sono stupende. Anche Cindy vuole una manicure. Certo! Stephanie applica il suo migliore smalto alle unghie della sua amica.
pulisci i contenitori di olio per cuticole vuoti con alcol denaturato. Sciacquali accuratamente con acqua e sapone. Pulisci le setole allo stesso modo. Risciacqua e asciuga. Aggiungi colorante alimentare rosa alla maionese. Riempine una siringa e versala nel contenitore. Versa il ketchup in un altro contenitore. Avvita i cappucci. Stephanie è una vera fan della manicure. Applica lo smalto per unghie a tutto ciò che la circonda. Per unghie e cibo. Non è propriamente una salsa salutare. Cindy si è persa. Non ha mai visto lo smalto per unghie sul cibo prima d'ora. Rilassati, Cindy. È solo salsa, ketchup e maionese. È una make-up roulette. Le ragazze stanno scegliendo i rossetti. Chi sarà la più fortunata? Per ora la fortuna del rossetto sorride a entrambe. Il colore di Cindy è perfetto. E anche Samantha ha preso un burro cacao. Ma il prossimo rossetto si rivelerà sorprendente. Che sfumatura è? Pulisci a fondo un vecchio tubetto per rossetto. Taglia una salsiccia sottile. Contrassegna il diametro del tubo e taglia la salsiccia per modellarla come un rossetto. Inseriscila. Cindy ha preso un rossetto color salsiccia. Beh, definirà perfettamente il suo pranzo. Non male! E cosa otterrà la sua amica? Samantha sceglie una tonalità gialla. Grosso errore! Questo rossetto non ha un buon profumo. Prova a dire cheese! Usa un tubetto pulito vuoto di rossetto per tagliare un pezzo di formaggio. Taglia l'eccesso. Samantha non userà questo rossetto. Anche gli altri rossetti sono sgranocchiabili? Vediamo. Che strano, non ci sono più rossetti commestibili. Cindy vuole idratare la sua pelle dopo essersi fatta la doccia. Iniziamo con i patch sotto gli occhi. Sciogli le caramelle di gelatina nel forno a microonde. Versa il composto caldo su un tappetino in silicone. Lascia che si raffreddi. Ritaglia a forma di patch. Ricava un rettangolo da un foglio di gomma piuma grande quanto una bustina richiudibile. Taglia. Avvolgi il foglio di gomma piuma nell'alluminio. Ritaglia e piega. Posiziona i patch con gelatina sull'alluminio e mettili nella bustina. Taglia la zip. Avvolgi il taglio con carta da forno e sigillalo con la piastra per capelli. Cindy mette i dolci patch sul suo viso. Che buon profumo! E ora applichiamo una maschera verde molto nutriente. Sbuccia i cetrioli freschi. Tagliali. Pela e taglia il kiwi. Sminuzza gli spinaci. Mescola tutti gli ingredienti in un frullatore. Fanne un frullato. Lava accuratamente un barattolo vuoto per la maschera in acqua saponata. E versa il frullato. Stampa e attacca un'etichetta per la maschera viso sul coperchio. Cindy sta applicando la maschera viso e ne mangia anche un po', perché è un frullato molto salutare. All'improvviso un patch inizia a scivolare. Meglio così, perché è anche commestibile. Una maschera frullato e una gelatina dolce sono un'ottima combinazione. Cindy ha i più dolci pennelli per il trucco del mondo. Separa il manico da un pennello per il trucco. Sciogli un cucchiaio di gelatina in acqua.
Immergi un bastoncino di zucchero nella soluzione e attaccalo al pennello come manico. Crea alcuni pennelli con bastoncini di zucchero. Un pennello caramelloso è proprio quello che ti serve per il trucco. Cindy dà alla sua amica un pennello caramella. Prova questo, è per le tue sopracciglia. Copri la giunzione del manico con il pennello per il trucco con il nastro adesivo. Dipingi il manico di bianco. Coloralo con vernice acrilica come se fosse una caramella. Non sarai in grado di distinguerlo tra un pennello caramelloso e uno dipinto. Samantha sperava che questo pennello fosse commestibile. In realtà è di legno. Sembra che la sua amica abbia avuto un colpo di calore con tutte queste luci per il trucco. Cindy ha fatto uno scherzo alla sua amica. Fregata! Non tutti i pennelli sono deliziosi. Stephanie sta finendo di truccarsi. C'è ancora una cosa da fare. Blush! Cindy condivide il suo. Prego! Pulisci il contenitore di un blush compatto vuoto. Metti le caramelle gommose in due stampi in silicone. Aggiungi colorante alimentare viola in uno stampo. Sciogli nel microonde per 10 secondi. Impasta la massa con le mani. E forma una caramella rotonda a due colori. Inseriscila nel contenitore. Ricoprila con polvere perlata commestibile. Utilizza un pennello rigido per rendere la superficie opacizzata. Stephanie immerge il pennello. Ma il blush non funziona! Nessuna sorpresa! Devi prenderlo con un cucchiaio, non un pennello! Cindy assaggia il blush. È una fashion victim! Stephanie non sospetta che il blush in verità è dolce come le caramelle! Ti sono piaciuti i nostri scherzi commestibili? Scrivi nei commenti che scherzo con il make-up commestibile potresti fare alle amiche. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere nuovi gustosi scherzi su Trum Trum!